Consiglieri comunali di maggioranza, nessuno escluso, perché
sposarsi anche con il cinema, perché dal cinema sono venute fuori comunque delle testimonianze importantissime in relazione alla bicicletta, che come ci è stato rappresentato dal film che abbiamo visto l'altra mattina a scuola, Ladri di biciclette. La bicicletta ha rappresentato nell'immediato dopoguerra, oltre che diciamo, uno strumento di mobilità, di spostamento, per eccellenza, e quindi con un altissimo valore sociale, ha rappresentato poi negli anni successivi un legame fortissimo con gli italiani, con il popolo italiano, perché di volta in volta si è verso un campione e verso un altro. Probabilmente anche Chiappucci, Claudio, sono stato vittima di questo tipo di ragionamento, ma rientrava nella normalità delle cose. Il cartellone prevederà anche un ciclo per la culturale, magari lo potremmo avere anche a capo di questa colonia di ciclisti che si muoveranno nella ribalta alla ricerca, diciamo, ecco, alla ricerca, alla visita, in vista del patrimonio di cui disponiamo. Quindi è un cartellone che va anche verso la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali, è da tempo che stiamo facendo questa attività, poi vedremo se i risultati saranno, come dire, potranno essere dichiarati sufficienti in relazione allo sforzo che stiamo facendo. Non fa niente se ancora ci tocca leggere locandina di Avellinum sbarrata mentre tutti sono aperti. E qui c'è da dire che si tratta di una questione che noi stiamo cercando di risolvere anche ponendo uno sforzo immane, perché purtroppo abbiamo a che fare con delle strutture che non rispondono al telefono e che sono naturalmente abitate su se stesse, perché sono una riforma sbagliatissima, di una riforma che ha relegato i siti di seconda e terza fascia in una posizione di retroguardia. Voglio rivolgere un ringraziamento alla stampa locale presente e chiedere un intervento per un saluto da un volto notissimo che si è messo nelle retrovie, quindi non l'avete scorto, ma è Gianfranco Coppola, giornalista Rai. Quindi tutte zone che evadono il nostro dialogo
più di tanto. Spero che si ritorni a un piccolo fattore umano predominante. Non mi voglio rubare il tempo, se non dire che era di Valda, Capua, Salerno, Napoli, Napoli, la zona della costiera. Questa è un'occasione irripetibile. Se potete fare uno sforzo di fantasia, sapete che gli elicotteri sono due, girano per ore intere, anche raggiungere una pallata e scrivere lì il giro, arrivando di saluta, Mario applaude, che so, fate qualcosa.
per i 2 anni di un'azienda come Online, mi sono dovuto adeguare anche essere diverso da quello che dovevo solo aspettare e attendere cosa succedeva. Mi sono scoperto così un corridore da lunghe fughe, prevedibile, attaccante, non sapevo più di essere così, ma non so, forse questa motivazione forzata che dovevo fare per forza mi ha portato a fare questo. Attualmente giro è un po' diverso, perché intanto non abbiamo degli italiani che sono a questo livello, intanto, quindi se parliamo di italiani. E poi ci dimostra abbastanza sensuolico su determinati corridori che dominano molto quell'anno, quindi quasi insieme a guardare da fuori che gli altri siano solo presenti per partecipare. E questo mi farebbe molto, nervosismo. Dentro di me, se fossi ancora in mezzo al gruppo, perché mi darebbe fastidio vedere quelli che si rimangono quando vogliono, come vogliono. Però c'è un ciclo che non ce ne dà. Prima 20 anni ci lasciamo crescere, ci dà l'opportunità di fare un po' di apprendistato, di apprendere il mestiere, come si diceva di imparare l'arte. Oggi arrivo a 20 anni e sono già avanti degli anni rispetto a noi, quindi vengo a pensare che probabilmente non dureranno a lungo. E questo è sostanzialmente una grande differenza. Grande uomo, era appunto il Silvano Schivo e poi anche Gianluca.
Se tu ricordi che una trentina d'anni fa
Quella tappa
se ora non sono davanti, non è facile raccontare, perché io non ho preparato. Io ho preparato per vincere la data, no? Per fare questo. Quindi quando mi sono trovato davanti, avevo lottato tanto contro me stesso, per capire cosa mi dicevo io quando ero da solo. Mi dicevo, ma chi te la vuole fare? Continuavo a dire, ma chi te la vuole fare? Non è che sei fuori. E quando cominciavo, ma sì, dai, se sono qua che ti stavo dietro, per me è mio fratello, però non fa fatica che ho. Mi sento continuo a pensare, valutare. Non sono mai stato un polizia odiato, ma sempre a pensare, sempre a qualcosa che doveva passarmi nella mente. Perché io comunque pensavo che prima o poi qualcuno doveva arrivare alla mia mano. E invece non arriva adesso. Oggi è tutto prevedibile quello che puoi fare, no? Dovuto alla tecnologia, dovuto alle linee regolari, dovuto alla televisione sempre in diretta. Se parliamo di ciclismo, questo non c'era. E quindi anche fare un attacco in discesa, prima che dal gruppo gli ultimi potevano accorgersene o potevano arrivare a capire cosa stava succedendo, tipo quello che ho fatto io a Sestrera, e ci vuole tempo. Oggi questo è diventato tutto prevedibile. Io vincevo tante volte sulla imprevedibilità, quando il catecismo era troppo chiaro, e io allora ragionavo su quello che dovevo svolgere in questo catecismo, se no mi sarei fatto trascinare solo fino all'arrivo, basta. Non mi è piaciuto fare questo, farmi trasportare solo l'arrivo e hai capito che era così più, certo. Non avrebbe cambiato il mio modo di essere, il mio modo di piacere anche di quello che facevo. Chiaro c'è chi fa per una maniera più per l'altra, però non è che c'è per questo. Dove c'era l'opportunità di stravolgere i piani che facevo. Però volevo chiederti di un problema che oggi
presente nell'ambito del ciclismo e che probabilmente allontana anche a tanti tanti appassionati del ciclismo stesso, che è quello del doping. Volevo chiederti la tua percezione del problema durante gli anni che hai corso e qual è la soluzione che tu proporresti per risolvere ed eliminare questo problema dalla disciplina sportiva del ciclismo. Intanto non è una problematica solo del ciclismo questa. No, no, ma anche l'altro. Questo si è parlato di ciclismo perché siamo qua con te. Ma no, perché il ciclismo ne parla un po' di conseguenza perché ha fatto sempre veramente qualcosa per cercare di emendare questo problema. Il problema è che la risposta non sono da meno. Cioè, c'è un equilibrio, sono gli sport che hanno dei controlli seri, gli sport che non hanno neanche dei controlli. Quindi se parliamo di sport non abbiamo già un'equità su questo. Senza cambi, in quelle strade sterrate che davano veramente l'aria. E tu invece hai rappresentato quest'altra faccia del ciclismo, quindi il ciclismo nobile, passionato, perché da vero atleta, perché all'atleta è un termine greco, atletos, che significa quello che gareggia, che dà l'anima, senza, prima di tutto, con il pieno rispetto dell'avversario e senza ricorrere a mezzucci e sotterfugi. Tu sei stato uno di quelli e io ti ricordo perché una veneranda età, quindi ti ricordo tutti i tuoi successi. Poi un'altra cosa che non mi va genio è il ruolo dei gregari, perché come diceva il Signore che mi ha preceduto, ci sono alcuni che sono fortissimi, che potrebbero vincere tante tappe, però vengono frenati perché devono fare in modo che vinca il capitano o chi ha interessi di tassisti. Io ricordo una tappa in cui il povero Scarponi, il cambiato Scarponi, si è dovuto fermare e non so quanto tempo ha dovuto attendere per... È una cosa vergognosa perché tu non mi puoi tarpare le ali. Io sono un atleta come te e ho diritto a vincere e gareggiare con le stesse modalità che richiedono il fatto che tu del rango che occupi, assolutamente no. Quindi io questo ciclismo onestamente non mi appassiona più come una volta. Anche io lo sono stato in maniera molto molto amatoriale, però riuscivo ad andare anche a Montevergine sul Monte Terminio, a Benevento, ci andavamo tranquillamente. È una passione proprio forte per gli scalatori. Per me il vero ciclista è lo scalatore. Colui che si inerpica come un daino sulle cime altissime, che dà tutto, che sente il cuore scoppiare e quando le gambe si piantano perché lo sforzo è diventato immane, però quando poi vedi la cima, dici forse ce la faccio, allora il corpo si rianima, le gambe cominciano a pedalare di nuovo in scioltezza e il cuore e il cervello pedalano e lavorano in sintonia. Questo è il vero ciclista, colui il quale dà tutto e quando arriva in cima la vittoria di uno scalatore non ha nulla a che vedere con quella di un finisterre, di uno sprinter che lavora gli ultimi 200 metri,
invece la vittoria di uno scalatore è sudata, perché lì dai l'anima, l'hai avuto te stesso, come fuoriuscissi dal tuo corpo. Quindi io ti ringrazio di nuovo di essere stato qui con noi e ti ringrazio per tutto quello che hai dato al ciclismo italiano. Sì, lo leggi prima, perché lascia un segno.